è stato sicuramente un momento molto felice. Io ho avuto anche la fortuna di lavorare e studiare contemporanea, quindi ho visto una grande flessibilità anche da parte degli insegnanti, quindi nella fase da studente questo è sicuramente stato un momento, diciamo, di confronto, di sfida sugli esami, anche molto, molto interessanti, e poi di costruzione di amicizie che ancora oggi vengono mantenute, quindi conservo un ricordo veramente molto piacevole. E del periodo che ho avuto anche la fortuna di sperimentare come tutor per la Facoltà di Scienze della Formazione, una forte gioco di squadra e anche lì di amicizie che si sono poi mantenute nel tempo, e ancora con molti colleghi ci frequentiamo ancora oggi, abbiamo avuto scambi professionali anche durante gli anni, quindi conservo sicuramente un ricordo estremamente positivo. Io dirigo il settore servizi sociali del Comune di Brescia e i miei studi mi sono stati molto funzionali perché mi hanno insegnato ad approfondire le varie situazioni, quindi il micro, ma anche avere uno sguardo di lettura del contesto molto importante. Quindi sicuramente mi è molto, molto utile anche, vi dirò, nell'approccio con i colleghi, non soltanto quindi nella risoluzione di alcune problematiche che, come potete immaginare, sono anche abbastanza significative nelle diverse aree di bisogno dei minori, gli anziani, la disabilità, ma anche vedo nella costruzione dei team di lavoro e nella possibilità di trovare anche insieme delle risposte, se volete anche innovative, nuove, e quindi mi ha aiutato a costruire alleanze interne all'organizzazione, esterne, quindi direi di sì che sicuramente la formazione è stata molto, molto importante e utile. La Facoltà di Scienze della Formazione è sicuramente molto funzionale nell'ambito di cui mi occupo, perché è, diciamo, il nostro principale fornitore delle figure professionali che vengono impiegate nei servizi. L'università è comunque mi accompagna, diciamo, anche trasversalmente, diciamo, nella professione, perché anche, diciamo, nella programmazione di interventi formativi che vogliamo rivolgere anche ai nostri dipendenti, e in modo innovativo anche di suggerire formazioni che vedano il pubblico formarsi insieme a un terzo settore. Se volete, questo è uno sguardo molto particolare. Di solito l'organizzazione pensa un po' a formare i propri dipendenti, le altre organizzazioni a formare i propri. Insieme penso che sia davvero giunto il momento, perché siamo arrivati ad essere consapevoli che nessuno può bastare a se stesso, e che quindi se ci riusciamo a formare in modo condiviso, individuando insieme quali sono i bisogni principali e quali possono essere anche delle strategie innovative, riteniamo che questo sia l'unico modo reale per rispondere in modo più completo ai bisogni della persona. Ricordo con piacere anche i 2 anni faticosissimi di tesi in cui lavoravo e studiavo insieme. Mi ha accompagnato il professor Patti, il mio correlatore è stato il professor Malavasi, che mi hanno molto aiutato sia nella definizione della forma dei contenuti, anche per poter esplicitare gli obiettivi. Comunque la tesi è comunque il tuo primo libro ed è stato molto interessante per riuscire anche ad esprimere i concetti molto chiaro, trasparente, e loro due sono stati davvero una guida molto, molto importante anche per questo percorso. E anche il giorno della tesi è stato sicuramente un momento di forte riconoscimento, anche di una fatica, perché è stata una tesi che ha voluto studiare le fatiche della figura educativa nei servizi, e anche questo appunto è un ulteriore ricordo che mi aiuta quando devo programmare, perché adesso li programmo i servizi, ad avere un'attenzione anche alle figure professionali che operano a contatto con i bisogni, e quindi a quanto sia importante sicuramente avere presente la persona.